Un'altra conferma è che difese vincono le partite e con due tempi completamente diversi. Nel primo tempo non entrati neanche nel bonus, con appena 7 falli, con poca intensità, in attacco certamente gelosi di passare la palla, di giocare di squadra, dal tanto gioco uno contro uno, fisicità di Pistoia ci ha punito, ma malgrado tutto, con aggressività cambiata, abbiamo fatto un parziale da meno 8 partendo, arrivati a più 8. Evidentemente, trovando la formula, che purtroppo, un po' per i falli, un po' per la stanchezza di quei tre che erano sempre in campo, non siamo entrati in una finale tranquilla, ma quasi punto a punto non abbiamo preso questi 2 punti. No, nell'ultimo quarto comunque il quintetto era quello e abbiamo giocato nel modo con il quale abbiamo giocato e recuperato nei primi 3, nel terzo quarto. Il problema era la difesa, dove Pistoia per 5 volte di fila è andata a recuperare i punti e certamente lì abbiamo permesso agli avversari di, invece di entrare noi nella finale tranquilla, loro sono entrati, se vi ricordate, tiri in faccia che abbiamo subito. Davanti a me c'erano 2, uno addirittura di Cortese, senza palleggio, senza niente, su Giacchetti. Il secondo era pure fallo, dei 3 tiri liberi, meno male che ha messo solo uno. Io penso che in difesa abbiamo mollato. Se andiamo a vedere il risultato del terzo quarto, 25-12, me lo ricordo, quello dell'ultimo quarto, penso che abbiamo concesso a Pistoia 27 punti, perciò non tanto l'attacco quanto la difesa.